Questo video lo sto registrando per la quinta volta perché neanche io ho capito cos'è realmente successo al 93esimo. Spiegatemelo perché secondo me il 2 live della Juve al 92esimo era quotato 1000 minimo perché io ero già convinto, mi facevo i complessi, ma adesso il Napoli con la partita in più che ha, resta più 3, magari vince con la Roma, va a più 6. Un macello e poi arriva dal nulla Dybala, ma questo è il karma maledetto per la partita d'andata, dove con tre tiri eravamo venuti a casa nostra a vincere a Torino dopo 2 anni e mezzo. Il karma ha voluto che quest'anno non poteva essere una maledizione alla Lazio da Dio. E la Supercoppa con quei 2 gol all'85esimo, al 90esimo e puntualmente l'azione dopo al 93esimo ci purgano con Murgia. No, non è che tu quello di Sky mi devi dire che entra Murgia, che è l'uomo della Supercoppa. C'è Dybala, l'uomo con la Lazio, perché evidentemente si è fatto tutto lui tra andata e ritorno, tra il palo che si era preso, tra il rigore sbagliato, tra la doppietta in Supercoppa. Dybala evidentemente con la Lazio esplode, anche il gol che ha fatto l'anno scorso bellissimo. Mamma mia, io la reazione di uno juventino, ma qual è? Me lo scrivete nei commenti, perché io in questo momento sto uscendo pazzo di testa, ma chiunque, una partita dove la Juventus non aveva fatto niente, niente, stavo dormendo e stavo già assaporando con tristezza e mi detto, ora devo andare in camera a registrare un video dove parlo e spiego ai miei iscritti che alla Juventus sembrava star bene il pareggio. Poi quella palla lì, cioè anche dalla postura del campo degli altri, cioè ho visto che qui da Juve erano arretrati, ho detto ora Dybala vabbè scivolerà e fischieranno fallo in attacco. Poi ho visto che, cioè, ha tirato, la palla non ha preso la traversa, non è uscita dal palo, gol. Io, cioè, non ho quasi neanche urlato troppo perché non ci stavo credendo. Ragazzi, è normale se esco così. Chi ha visto la partita da Juventus dal primo all'ultimo è stato l'unico tiro quasi in porta di tutta la partita, se non l'autogol. Poi veniamo a parlare di episodi, quello che Lulic poteva essere ammonito 2 volte, quello non penso neanche ci sia da sta toccamo, Viola. Questa è una mazzata terribile per la Lazio, assolutamente, secondo me qualche interista milanista romano deve aver esultato, perché comunque togliamo un punto alla Lazio perché il pareggio se lo stava portando a casa con una partita difensiva, perché alla fine la Lazio, si sa, è l'attacco migliore del campionato, ma in difesa ha sempre concesso qualcosa anche alle squadre peggiori del campionato, ha lasciato fare 2 gol alla Spal, che non sarà la peggior squadra del campionato, però non è una grandissima difesa, cioè il Napoli ne aveva fatti 4, il Napoli aveva tartassato sta squadra, noi, lo dico tranquillamente, si è giocato male, ma proprio senza uomini, con quello che gli faceva male le lingue, con Benassia che speriamo ci vada in campo a Londra, con Mandzukic che aveva dolori, senza prime punte, alla fine infatti il tridente era Alexandro Douglas Costa e Dybala, che sostanzialmente in campo dall'inizio, ma tra Allegri cambiava 3-4-3, 3-5-2, 4-3-3 con Lichtsteiner, voleva fare all'esterno avanzato, poi è entrato da Douglas Costa, qualcosa è cambiato, ma neanche troppo, perché Lazio comunque stava un pochino attaccando, si è rischiato sul finale, grande prestazione di Rugani, va detto, perché se no passa queste partite che si fa, quelle poche che gioca in campo e inosservato, invece bisogna fargli i complimenti, come del resto anche Benassi ha fatto un partitone, e se lo perdiamo per la partita con il Tottenham sono guai, perché centrocampo c'era, titolare, non abbiamo fatto grandi prestazioni a livello singolare, di squadra si faceva possesso palla, e la Juventus non è una squadra in questo momento capace di sbloccarti una partita, tranne questa azione, però quando gli altri sono chiusi noi non abbiamo quel gioco magari che con la velocità ti va a creare lo spazio e sblocca la partita con facilità. Noi si è trovato con anche quella bottarella di culo, perché si può anche dire una bottarella di culo che ci sta ogni tanto per magari cambiare il karma che c'è stato all'andata, terribile contro di noi, però incredibilmente bello quando ci capita agli ultimi minuti. Da quant'era che non si vinceva una partita agli ultimi minuti? Da quant'era? Ditemelo! Al 93esimo, noi che abbiamo subito il torto 2 volte con la Lazio negli ultimi minuti. Porca miseria, ci voleva, ragazzi. Va bene, ora al di là di quelli che la staranno a gufà al Napoli, io no, perché personalmente manco me la guardo, quindi al massimo da OneFootball vedrò qualcosa se succederà. Però, mamma mia, ragazzi, contento, è dir poco, ma non me l'aspettavo, cioè io 6 minuti fa ero già convinto di dire ora registro uno sfogo, come lo chiamo? No, spazzato tutto via da una magia di Dybala. Grande, fino alla fine sì, se ora mi vedete a chiedere cosa farà sta Juventus contro il Tottenham,
ogni partita a sé, perché questa è poca roba. Di certo un finisce così a Londra, se no vedete una live reaction, ma vedete uno che al 93esimo comincia a spaccare la casa dalla gioia. Bella.